nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitoli dal 4 al 6, 16, 19, 23 novembre 1903. Questa mattina, trovandomi fuori di me stessa, mi sono trovata col bambino Gesù in braccio ed una Vergine che mi ha disteso in terra per farmi soffrire la crocifissione, ma non con i chiodi, ma col fuoco, mettendomi un carbone di fuoco alle mani e ai piedi. Ed il benedetto Gesù che mi assisteva mentre soffrivo mi diceva: figlia mia, non c'è sacrificio senza rinnegamento di se stesso. Ed il sacrificio del rinnegamento di sé fa nascere l'amore più puro e perfetto. Ed essendo il sacrificio sacro, avviene che mi consacra l'anima come degno mio santuario per farvi la mia perpetua dimora. Onde fa che il sacrificio lavori in te per renderti sacra l'anima ed il corpo, per poter essere in te tutto sacro e tutto a me consacrami. Continuando il mio solito stato, ho visto nel mio interno il benedetto Gesù ed una luce nel mio intelletto che diceva: mentre si è niente si può essere tutto, ma in che modo?
si diventa tutto col patire. Il patire fa diventare l'anima pontefice, sacerdote, re, principe, ministro, giudice, avvocato, riparatore, protettore, difensore. E siccome il vero patire è quel patire voluto da Dio in noi, e l'anima si acquieta tutto, in tutto al volere suo, questo acquietamento unito al patire fa che l'anima imperi sulla giustizia, sulla misericordia di Dio, sugli uomini e sopra tutte le cose. Ora, siccome il patire in Cristo gli diede tutte le più belle qualità e tutti gli onori ed uffici che umana natura può contenere, così l'anima, partecipando al patire di Cristo, partecipa alle qualità, agli onori e agli uffici di Cristo, che è il tutto. Nel mio interno mi sentivo impressionata sopra ciò che avevo scritto di sopra, come se non andasse secondo la verità. Onde, appena visto il benedetto Gesù, ho detto: Signore, non va quello che ho scritto. Come ci può essere tutto questo col solo patire? Figlia mia, non ti meravigliare, perché non c'è bellezza che sia uguale al patire per il solo amore di Dio. Da me partono continuamente due saette. Una dal mio cuore, che è di amore, e ferisce tutti quelli che stanno nel mio grembo, cioè che stanno nella mia grazia. Questa saetta impiaga, mortifica, sana, affligge, attira, rivela, consola e continua la mia passione e redenzione in quelli che stanno nel mio grembo. L'altra parte dal mio trono, e l'affido agli angeli, i quali come miei ministri fanno scorrere questa saetta sopra qualunque specie di persone, castigandole ed eccitando tutti alla conversione. Ora, mentre ciò diceva, mi ha partecipato alle sue pene, dicendomi: ecco anche in te la continuazione della mia redenzione. È evidentissimo che la meditazione di questa mattina riguarda il patire, la sofferenza e quindi la croce, un argomento sempre ostico per la nostra umana natura e anche per la nostra umana volontà, un argomento mai sufficientemente sviscerato, un argomento in cui nella stragrande maggioranza dei casi si rimane sempre molto al di qua, cioè sempre prevalentemente nella veste dei discepoli, peraltro molto molto imperfetti, perché la nostra natura di per sé stessa proprio è refrattaria, riluttante, è, come dire, ad essa ripugna al soffrire e lo fugge di per sé, sempre, in tutte quante le sue forme. Qui invece sarà anche un pochino difficile meditare alcuni passaggi, perché Gesù usa molte parole, come sempre quelle state da lui sono molto ben ponderate, ben coniate, per cui speriamo che lo Spirito Santo ci conceda la grazia almeno di penetrarne un pochino e di comprenderne qualcosa. La prima cosa, quando Gesù parla del sacrificio, dice che non c'è sacrificio senza rinnegamento di se stesso. E il sacrificio e il rinnegamento di sé fa nascere l'amore più puro e perfetto, uniti insieme. Sacrificio, questo lo possiamo tranquillamente mutuare, ecco, dal linguaggio comune, qualunque attività in qualche modo penosa, ecco, e fatta per amore di Dio, dai più piccoli sacrifici che si possono fare, insomma, no? Tipo, non so, alzarsi ad orario la mattina, avere un piano di vita, insomma, non lasciare la nostra giornata al caso, avere degli impegni di preghiera, di vita interiore, no? Che si rispettano sempre, sia che ci piacciono, sia che non ci piacciono, sia che ci abbiamo voglia, sia che non ci abbiamo voglia. Questo è un piccolo sacrificio. È un sacrificio anche il lavoro, se offerto a Dio,
Si è fatto con amore, anche qui con dedizione, con alacrità, con zelo. È sacrificio accettare con amore qualunque forma di sofferenza che la giornata stessa ci mette dinanzi, a partire dagli imprevisti, dalle avversità climatiche, piove quando vorremmo che ci fosse il sole o viceversa. Anche queste piccole cose possono e devono essere santificate. Il traffico sulla strada, i difetti di chi ci sta vicino, la difficoltà, ecco, nel, come dice San Paolo, portare i pesi gli uni degli altri e sopportarsi vicendevolmente con amore. Può essere sacrificio, insomma, una piccola infermità casuale, un mal di testa, un mal di denti, un mal... tutto. Ecco, però Gesù dice che questo sacrificio va unito al rinnegamento di sé. Il rinnegamento di sé è un atto di rinuncia alla nostra volontà, che è sempre la cosa più difficile. Ma la rinuncia alla volontà è quella che dà maggiormente valore al sacrificio, anzi, è essa stessa il re dei sacrifici. Ed è per noi mortali, indubbiamente, la cosa più difficile. Noi sappiamo che i sacrifici possono anche essere volontari e di vario genere, da quelli più piccoli, insomma, come, non so, privarsi di un piccolo piacere, insomma, o a prendersi una piccola sofferenza, tipo mangiare un cibo che non sia molto gradito, a quelli anche più grandi, anche grandissimi. Bisogna fare attenzione, però certamente queste sono cose molto gradite al Signore, perché comunque comportano un sacrificio di noi stessi ed una forma di rinnegamento di noi stessi. Ecco. Ma è necessaria la nostra volontà, per cui vanno bene, purché ci sia anche tutto quanto il resto, perché se io, non lo so, ecco, porto il cilizio e poi mi mangio io chi mi sta intorno, quel sacrificio avrà molto scarso valore, insomma, agli occhi di Dio, no? O forse anche nessuno. Ecco. Secondo capitoletto. Gesù dice perentoriamente che si diventa tutto col patire, ma anche aggiunge che il vero patire è quel patire voluto da Dio in noi. Questo dire in noi fa pensare anche alle sofferenze interiori, che sono molto più grandi, questo è noto, insomma, a tutti quanti i maestri di spirito, di quelle esteriori. E anche qui quello che è richiesto a noi è un acquietamento unito al patire, cioè è di soffrirle in pace, quindi accettandole. Non è una cosa semplice questa qui, eh? Anzi, è tutt'altro che non tanto semplice, non è una cosa facile questa qui, tutt'altro che facile, anche se è molto semplice, perché basterebbe un atto di volontà risoluta, fermo. E si tratta di una consegna, no? Quindi se Dio oggi ha deciso che io debba patire alcune cose, ho due possibilità: posso patirle o posso non patirle ribellandomi, oppure non ribellandomi posso patirle contro voglia, posso patirle brontolando, borbottando, lamentandomi, desiderando che ci fosse altro, o posso patirle accettandole, come dice Gesù, rassegnandomi, o addirittura con gioia. Io penso che sia importante, quando sentiamo queste cose, ecco, certamente abbiamo visto, insomma, Luisa che racconta che
la Vergine la stende per terra e la crocifigge con il fuoco, no? Quindi a noi non succedono queste cose, quindi, ma ognuno ha la dose di sofferenza, insomma, il Signore gli somministra a seconda anche della sua missione, no? Quindi penso che la nostra meditazione debba concentrarsi sulle piccole e quotidiane sofferenze, che sono davvero tante, d'accordo? Sono come quelle punture di spille fastidiose. La puntura di spillo non è una coltellata, ecco. Però 30 punture di spille danno fastidio, danno, insomma, non poco. E Gesù spiega che soltanto l'anima fa diventare, solo il patire fa diventare l'anima pontefice, sacerdote, re, principe, ministro, giudice, avvocato, riparatore, protettore, difensore. Ecco, provo a riflettere un po' su questi attributi del patire. Pontefice è abbastanza facile, no? Pontem facere in latino significa fare un ponte. I pontefici noi sappiamo chi sono, ecco, ci sono i vescovi che sono pontefici, c'è il Papa che è il sommo pontefice. Pontefice è uno che fa un ponte tra la terra e il cielo, che significa che congiunge la terra al cielo e il cielo alla terra. Vuol dire che attraverso le sofferenze noi possiamo offrire al Signore le nostre preghiere e far scendere dal cielo molte grazie. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Sacerdote, ecco, è concetto simile, ecco, perché poi tra l'altro il pontefice è chiamato anche il sommo sacerdote, no? Sacerdote per antonomasia, ecco, in tutte le forme di religiosità, anche fuori ovviamente dal cristianesimo. Il sacerdote è colui che, mediando, ecco, tra la divinità e il popolo, attraverso l'offerta dei sacrifici, ecco, rende propizia al popolo la divinità. Quindi questo sembra accentuare la dimensione propiziatoria e benefica dei nostri sacrifici, che si estendono anche a noi, no? Ecco, re, che è capace di soffrire con pazienza. Certamente acquista un grandissimo dominio di sé, d'accordo? Quindi riesce a padronare meglio, a padroneggiare meglio le proprie passioni, perché se uno soffre senza ribellarsi, ecco, acquisisce, insomma, una indubbia potenza, ecco, nel imparare a governare se stesso. Ecco, alla fine il re è il principe, sappiamo che normalmente il principe è il figlio del re, quindi è colui che è candidato, insomma, a diventare re, no? Quindi forse questo termine, che è abbastanza vicino al precedente, vuole significare il fatto che, come del resto il seguente, ministro, il fatto che noi siamo principi e ministri del re dei re, del re del patire, che è Gesù, no? Quindi è lo stesso concetto, ecco, però ricompreso attraverso il riferimento normante, ecco, di nostro Signore Gesù Cristo. Il ministro, come ben sappiamo, è colui che serve. E la sofferenza ci rende certamente servi di Dio, insomma, no? Perché le sofferenze a Dio servono, ecco, e non a Lui personalmente, ma per salvare l'umanità, e quindi certamente che diventiamo ministri. Molto interessante questa, come più comprensibile, giudice. Se la mente non mi inganna, se la memoria non mi inganna, questo titolo ha memorie bibliche. Sembra che San Paolo dica qualcosa del genere, che solo chi ha sofferto, ecco, e molto, è un buon giudice di tante cose, ecco, perché ha molte carte in più in ordine al discernimento, no? Chi ha sofferto può molto giudicare e poco essere giudicato, ecco. Ho nella mia mente, insomma, degli echi biblici, non saprei citare la fonte precisa, ma ricordo, insomma, queste cose. Avvocato.
che ha sofferto generalmente molto indulgente verso le miserie anche morali del prossimo. E quindi giudice, ecco, è un termine giudice nei confronti, come dire, della vita, ecco, in ordine al discernimento dei fatti, delle situazioni. Invece avvocato è nei confronti delle persone, mai giudice delle persone. Avvocato nei confronti delle persone che si difendono, ecco, che si avvocato più avanti dice difensore, no? E si difendono nel senso che chi ha sofferto compatisce anche le infermità morali del prossimo, che sono appunto le debolezze, le miserie e i peccati, quindi non essendo eccessivamente severo né tantomeno inesorabile, meno che mai, insomma, infierendo o vendicandosi, insomma, o su questo pensiamo soltanto alla bontà della Madonna, ecco, nei confronti delle sue creature, e pensiamo anche al fatto che la sua maternità spirituale nei confronti di tutta l'umanità, certamente radicata nell'incarnazione, ma fu manifestata sul Calvario, no? Le parole: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, no? Proprio dire come attraverso questo mare di sofferenza, come dire, si è manifestata, è fuoriuscita, si è consolidata la sua maternità universale. E poi riparatore, chi soffre ripara tanti peccati degli altri, e quindi frappone un baluardo, ecco, dinanzi alla divina giustizia, e protettore, ecco, perché chi sa offrire sofferenze per gli altri gli dà la massima forma di protezione possibile, quindi oltre che ottenergli tante grazie. Queste sono considerazioni personali, è chiaro che leggendo lo scritto si può tranquillamente continuare a meditare e a cercare di penetrare, ecco, questi numerosi attributi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sono attributi del patire. E infine abbiamo di nuovo l'ultimo, un altro elenco, quando Gesù spiega nel terzo paragrafetto la duplice saetta, ecco, per mezzo della quale lui partecipa alle sofferenze. Allora, cominciamo da quella più facile, quella che parte dal suo trono, affidata agli angeli. Fanno scorrere questa saetta su qualunque specie di persone. Questo è un termine che oggi poco ci piace, anche se certamente va interpretato, come ho detto tante volte, castigandolo ed eccitando tutti alla conversione. Sono quelle sofferenze che il Signore manda in giro a tutti, d'accordo? Tanto su questo non c'è scampo, non c'è, d'accordo? Perché lui la sua parte lo fa, e il fine del patire, ecco, qui dobbiamo sempre ricordarlo, il fine del patire è la salvezza. Il patire non avrebbe dovuto esserci in questo mondo se non fossimo stati bisognosi di salvezza. Quindi, siccome senza di questo la salvezza non si raggiunge, non c'è niente da fare, nostro Signore in giro le manda le sofferenze, lo dice. Ecco. E castigare, ricordiamo sempre che non significa punire, castigare significa rendere casti, cioè purificare, cioè eccitare alla conversione. E anche questo, alla radice biblica, questo lo ricordo bene, nella lettera agli ebrei si legge che per la vostra correzione che voi soffrite, che Dio vi tratta come figli, e un padre al figlio lo corregge. Se un padre non correggesse il figlio non sarebbe buono, sarebbe uno sciagurato, perché il figlio si resterebbe nei suoi difetti e nei suoi vizi senza essere corretto. Ricordiamo sempre che Dio è certamente amore, e l'amorevolezza anche è la caratteristica dei suoi figli, ma Dio è anche padre giusto. Padre giusto significa che ha a cuore la giustizia e la santificazione dei suoi figli, per cui non si fa prendere da uno sciocco cuore tenero, no? Si dice anche nel proverbio popolare che il medico pietoso fa la piaga puzzolente. Ecco, questo diciamo che per noi può essere un criterio da tenere presente se abbiamo compiti educativi,
i sacerdoti in cura d'anima, i genitori, soprattutto nei confronti dei figli, no? E poi vediamo l'altra saetta che ferisce quelli che stanno nel mio grembo, cioè che stanno nella mia grazia. Perché mentre le sofferenze della saetta degli angeli servono alla conversione personale di chi le riceve, qui andiamo oltre, qui servono alla santificazione, alla perfezione di chi le riceve, certamente, ma anche a beneficio, grande beneficio del prossimo, perché si tratta, come spiega Gesù, di continuare la passione e la redenzione sua nelle sue membra. È chiaro che qui, in quelli che stanno nel mio, qui c'è sottesa anche qui l'ecclesiologia, insomma, che parte da San Paolo, poi perfettamente fatta propria dal Concilio Vaticano II, prima del Concilio Vaticano II, da una splendida enciclica di Pio XII, che un capitolo della Lumen Gentium, come di un paragrafo della Lumen Gentium, ha perfettamente recepito, che era Mystici Corporis, no? La Chiesa è il corpo di Cristo, quindi ciò che ha vissuto il capo come persona individua nella sua esistenza terrena, ovviamente persona divina, individua, ma comunque persona individua, deve essere vissuto dalle sue membra. Quindi, vedendo il corpo piegato, il corpo fisico di Cristo crocifisso, noi dobbiamo pensare che quel corpo fisico siamo noi, le sue membra mistiche, e quindi che ciascuno di noi ha una parte, come dire, fondamentale nella passione di Gesù. E Gesù vuole proseguire, diciamo così, storicamente la passione, a volte anche in forma molto forte, no? Come ci insegnano i martiri, insomma, le persone che sono profondamente provate nell'anima e nel corpo, e Gesù quindi vuole continuare nel corso del tempo, nelle sue membra, a beneficio dell'umanità, la sua passione. Questa saetta è una saetta d'amore, e anche qui noi dobbiamo fare innanzitutto un'operazione di conversione intellettuale, perché è molto raro che noi pensiamo dinanzi a una croce, a una sofferenza. Almeno, insomma, non so se è una cosa generalizzata, insomma, però certamente questa è una difficoltà. Molto raro che si pensi dinanzi a una cosa, grazie Gesù che mi visiti con sorella sofferenza. Sempre pensando alle cose anche molto molto semplici e quotidiane della vita di ogni giorno, quindi. E questa saetta, spiega Gesù, e qui sciorina un'altra serie di verbi, questa volta non di attributi. Dice che impiaga, mortifica, sana, affligge, attira, rivela, consola e continua la mia passione. Ecco, proviamo anche a una prima decodificazione di questi verbi e poi concludiamo. Questa saetta impiaga. Beh, impiaga è un termine un po' particolare, un neologismo, se sembra anche un pochino luisiano, comunque. Una saetta che lascia una piaga, no? Una ferita. Ecco, noi siamo sempre a lamentarci che siamo feriti, ma le ferite ci fanno bene, insomma. Ecco, le ferite ricevute dalle saette divine. Non dobbiamo stare sempre a lamentarci che siamo feriti. Poi ancora mortifica, cioè mortificare vuol dire mortem facere, fa la morte. Fa la morte di cosa? Fa la morte di quelle cose che noi non vanno bene. Uccide l'io, uccide noi stessi. Uccide l'orgoglio, uccide la superbia, uccide i vizi, uccide un sacco di roba. Ecco. E noi dobbiamo desiderare questa morte, che dovremmo chiedergliela in ginocchio al Signore, le mortificazioni, ecco. Non fuggirle quando arrivano come se fossero la peste bubbonica. Poi sana, perché noi ci sono delle parti marce, purtroppo. Qui stiamo ancora, ricordiamoci, penso che queste sono meditazioni di preparazione al regno della Divina Volontà. Dentro di noi ci sono delle parti marce che vanno distrutte, appunto mortificate. Ci sono delle parti malate, quindi sarebbero buone, ma sono malate a causa della colpa d'origine. Queste vanno sanate, non vanno recise. E questo si fa con la sofferenza. Poi, affligge.
Affligge vuol dire, ecco, di stare in quello stato interiore, insomma, di sofferenza. Beata però, qui sentiamo l'eco del Vangelo, no? Beati gli afflitti perché saranno consolati, quindi chi soffre bene e soprannaturalmente, ecco, trasforma ciò da cui il mondo fugge, che è appunto l'afflizione, è in benedizione e in consolazione, come poi Gesù spiega, no? Affligge, attira. Questo attira, si può pensare che questa piaga attira l'anima a Dio, quindi la unisce di più a Lui, e questa è una lettura possibile. Potrebbe essercene anche un'altra, cioè attira le altre persone a Dio, magari anche vedendo la pazienza e l'amore con cui i figli di Gesù soffrono. Poi rivela, la sofferenza è rivelazione di mondi soprannaturali, no? Perché la teologia della croce, San Paolo scrive chiaramente che la croce è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, cioè altro che sapienza, però parla della sapienza della croce, no? Ma noi dobbiamo sempre immaginarci. Io ogni tanto l'ho detto anche a qualche anima, dico: tu pensa a quello che è successo il Venerdì Santo, lascia perdere tutto quello che noi sappiamo, lascia perdere, rappresentati che tu sei un uomo della strada che vede quella scena quel giorno lì, tu stai vedendo uno mal ridotto con una croce pesantissima sulle spalle, un'esecuzione capitale, che quando lui dice: ma questo chi lo sa che ha fatto, perché quegli altri stavano messi, una cosa allucinante, e poi lo mettono in croce e poi muore. Una cosa proprio bruttissima, squallidissima, no, brutta. Noi sappiamo tutto quello che c'era dietro, ma tutto quello che c'era dietro lo sappiamo per la fede e per la luce che c'è dal Signore, no? Per la rivelazione. Ecco, ma agli occhi dei pagani, quindi agli occhi di chi è privo di sapienza, c'è la croce, è stoltezza, cioè è un pazzo uno che fa una cosa di questo genere. Uno che accetta di soffrire una roba del genere e di passare agli occhi del mondo come il primo dei criminali, essendo innocente, o come andava dicendo in giro, addirittura essendo figlio di Dio. E quindi ci sono queste e molte altre rivelazioni, ecco, più profonde, figlie di questa saetta d'amore. E infine consola, anche qui sembra sentire un eco di San Paolo, no? Sia benedetto Dio, Padre, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché anche noi possiamo consolare il prossimo con la consolazione stessa con cui siamo consolati da Dio. Questo periodo di San Paolo, prolificante degli stessi verbi, no? Uno stile di alcune parti delle sue lettere. Quindi questa saetta d'amore è anche consolazione, sia in se stessa sia perché attira le consolazioni. Ecco, ci fermiamo, ma questa è una meditazione, diciamo così, aperta, perché poi ciascuno deve, come tutte del resto le meditazioni, è bene che la personalizzi vedendo i propri punti deboli, vedendo le proprie difficoltà a riconoscere le croci nella mano del Signore, e soprattutto anche confrontandosi con questa qui, perché il discorso della croce, anche questo lo dice chiarissimamente San Paolo, è un discorso severo, d'accordo? Non è un discorso umanamente parlando gradevole, severo ma assolutamente imprescindibile, perché i seguaci di Gesù rinnegano se stessi, prendono la croce ogni giorno e lo seguono. E la croce non è che non ce l'abbiamo, attenzione, la croce ce l'abbiamo. Se Gesù ha detto devi prendere la croce ogni giorno, vuol dire che tu ogni giorno avrai una croce. Se pensi di non averla è perché non sai riconoscerla, magari ce l'hai stata davanti al naso e tu la prendi a calci dalla mattina alla sera anziché santificarla. Questo è un altro discorso, questo qui, eh? Ecco. La croce ce l'abbiamo ogni giorno, non dobbiamo pensare che venga l'angioletto o la Vergine, come diceva Luisa, a metterci, stenderci per terra e crocifiggersi anziché con i chiodi, con il fuoco. Questo non accade sempre, ma che ci siano croci quotidiane, questo è proprio assolutamente in dubbio, lo sappiamo dall'esperienza ed è confermato dalla parola di Gesù.
Proviamo a bussare, o Santa Vergine Maria, a chiuderci nel tuo cuore addolorato e immacolato per imparare da te, ecco, diciamo un pochino addolcita e mitigata dalla tua tenerezza materna, questa sana e santa dottrina che il Signore oggi ci ha rimesso dinanzi e che è indubbiamente sempre ostica, certamente è impegnativa per tutti noi, impegnativo lo è stato anche per te, anche se foriera di grandissimi e ottimi frutti. La tua mano materna ci prenda per mano e ci insegni, ecco, a vivere pienamente la nostra santificazione, soprattutto attraverso il sacrificio e le sofferenze che la Divina Volontà ci mette dinanzi, ricordandone tutti quanti i benefici frutti. Ricordiamo anche quello che diceva Gesù con te, lo dice tante volte negli scritti, nell'ora della passione, che lui era contento di soffrire non perché era masochista o perché non stava male, ma perché vedeva i frutti delle sofferenze. Ecco perché è così importante meditarci sopra, perché nessuno si è mai divertito, Gesù non si è divertito, ma nessuno si divertirà mai, ecco, a soffrire. Però lo si potrà fare con gioia e volentieri, ecco, tanto più quanto meglio i nostri occhi sono fissati sulle conseguenze totalmente e assolutamente benefiche che il patire con Gesù e per amore di Gesù produce in noi e fuori di noi. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat Ave Maria.